Buongiorno, bentornati in questo nuovo vlog. Scusate se parlo un po' a bassa voce, ma è presto. Tra poco partiremo per Milano. Diciamo che è più un viaggio di lavoro perché ho un lavoretto da fare, però con la scusa ci passeremo una giornata diversa. Infatti verrà anche mia sorella con noi. Allora, ieri sera mi sono già preparata tutto, outfit e tutto quello che devo portarmi, quindi devo solo più prepararmi e fare colazione perché io la mattina ho fame, cioè appena mi sveglio devo subito fare colazione. Alcuni giorni no, però il più delle volte appena mi alzo ho fame, secondo me perché la sera mangio comunque più leggero e quindi mi viene subito fame. Spero di riuscire a filmare qualcosina, dico spero perché per me oggi è domenica e sicuramente, sicuramente ci sarà un sacco di gente. Non perdo tempo, vado a prepararmi, faccio anche colazione, mi faccio un tè e mi mangio qualche biscotto giusto per non uscire di casa a stomaco vuoto perché poi, cioè io sto male, se non mangio sto male e poi dopo faremo con calma un'altra colazione. Outfit di oggi, allora felpa di Shopsider, lo sapete che io ormai sono in fissa con questa felpa, mi piace tantissimo. Poi pantalone della tuta di Oceans Apart, il pantalone con i tasconi laterali, questo non è felpato. Tra l'altro questa felpa mi piace tantissimo proprio con questo pantalone. E come borsa ho scelto questa piccolissima. Allora, questa borsa io la uso solo quando devo uscire per fare commissioni o per andare a fare la spesa, quindi quando non devo portarmi dietro il mondo. Però siccome Omar ha avuto la bellissima idea di portare dietro lo zaino, siccome partiremo in treno, ho pensato appunto di mettere una borsa piccolissima perché tanto cioè non ha senso portarmi dietro una borsa grande se tanto la maggior parte delle cose le metteremo all'interno dello zaino. Quindi ho scelto questa borsa appunto piccolina a tracolla, non so se rende ma è grande tipo quanto la mia mano, però le cose diciamo, il telefono, le chiavi e il portafoglio, però quello piccolo, posso tranquillamente portarmeli dietro io e Omar nello zaino porterà la fotocamera e altre cose anche sue. Questo appunto è l'outfit, molto semplice, però siccome cammineremo tantissimo preferisco stare comoda. Devo andare a prendere la maglia a maniche lunghe perché oggi devo dire che fa freschino, poi comunque è presto, quindi preferisco mettermi sotto una maglietta a maniche lunghe e poi come giacca metterò la giacca di jeans, quella un pochino lunga.
Buongiorno, stamattina mi sono svegliata con una voglia di porridge, forse perché non lo mangio da un po' di giorni. Ecco qua il mio porridge, ho finito lo sciroppo d'acero, mi sono dimenticata di comprarlo, spero di ricordarmi stamattina. Comunque, faccio colazione e poi mi preparo perché voglio andare al mercato a fare un giretto. Eccomi, buongiorno, perdonate la mia faccia e i miei capelli, devo ancora prepararmi, tra l'altro ho ancora il pigiama, questa è la maglia di The Zenis che ultimamente sto usando come maglia del pigiama, non so per quale motivo, comunque oggi per me è mercoledì, vorrei andare al mercato a fare un giretto, uno per comprare un po' di frutta, un po' di verdura, ma non tantissimo, nel senso non farò la spesa grossa come la scorsa settimana, ma prenderò giusto qualcosa per questi giorni perché non saremo molto a casa. E poi vorrei comprarmi qualcosa da vestire. Bah, vedremo. Ogni volta che parto da casa con l'idea di comprarmi qualcosa da vestire, non trovo mai niente. Vabbè, dopo vedrete. Mi è anche arrivato il pacco da parte di PharmaSave, PharmaSave, io non ho ancora capito come si pronuncia, comunque quel sito di farmacia, e mi è arrivato il siero di Filorga, adesso ve lo faccio vedere, e mi è arrivato anche il magnesio, infatti ho iniziato di nuovo a prenderlo ieri sera. Devo dire che queste due settimane senza magnesio le ho sentite pesanti, soprattutto ho notato proprio la differenza nel sonno, nel senso che prima quando prendevo appunto il magnesio mi facevo certe dormite, però cioè dormo bene ma non mi sveglio rinco, mi sveglio comunque bella attiva, però dormo proprio bene durante la notte, e queste due settimane che non l'ho preso perché appunto mi doveva arrivare, perché l'avevo finito, devo dire che la differenza io l'ho notata. L'unica cosa è che questo magnesio, cioè rispetto al magnesio supremo che ho sempre preso, questo ha un brutto sapore, è amarognolo, infatti loro consigliano di berlo con qualche goccia di limone, infatti faccio sempre così, spremo un pochino di limone e devo dire che così risulta bevibile, senza e non so, mi viene proprio il conato, cioè per farvi capire. Questo è il siero, è della stessa linea della crema viso. L'ho provato ieri sera e come texture devo dire che mi piace, poi comunque se vi interessa io lo proverò e poi vi farò sapere. Questo invece è il magnesio, ho preso questa scatola da 90 bustine da 3 grammi l'una, così sarò a posto per i prossimi 3 mesi. E tra l'altro era scontato del 53%. A prezzo pieno costa sui 50 euro, l'ho pagato mi pare sui 26, considerate che la scatola da 30 costa sui 20 euro, quindi come vi dicevo nello scorso video
ho risparmiato tantissimo. Ovviamente non fate di testa vostra, ma chiedete sempre consiglio. Comunque, questo è il magnesio. La marca è Natural Beauty. Non ho comprato moltissimo perché ho ancora qualcosa della scorsa settimana e poi in questi giorni non saremo a casa, quindi ho preferito comprare di meno. Ho preso i pomodorini perché ho intenzione di rifare un sughetto fresco, l'ho fatto qualche giorno fa con i pomodorini che avevo preso la scorsa settimana ed è venuto buonissimo, quindi li ho ripresi. Un chilo di carote, 2 cestini di fragole, una confezione di lamponi, tantissime zucchine. Infatti adesso stavo pensando di farle sbollentare e di congelarne una parte perché sono veramente tante. Cioè, in video non rende, ma sono tipo 3 kg di zucchine. Le ho comprate da un amico di famiglia ed erano in offerta 2 kg 3 euro, ma lui mi ha praticamente regalato un chilo di zucchine e come vedete sono tantissime. Non posso neanche dividerle con mia mamma perché le ha comprate anche lei e anche a lei ha regalato qualche zucchina in più, quindi adesso vedrò come fare per non farle andare a male. Poi le banane, 3 mele, ho preso queste rosse da mangiare così, oppure di solito quando mi faccio il frullato metto una banana, una mela e le fragole, oppure i mirtilli, insomma dipende da quello che ho. Limoni e basta, non ho preso nient'altro. Ieri ho fatto i broccoli, ma non li ho conditi, e per pranzo mi preparo la pasta con i broccoli, li faccio andare in padella con uno spicchio d'aglio e poi aggiungo la pasta. Come pasta pensavo di farmi le orecchiette, dovrei avere ancora un pacchetto aperto di orecchiette, eccole qua, le orecchiette. Adesso un po' di broccoli li frullo con l'acqua di cottura della pasta e poi aggiungo un po' di formaggio. Non ha un bellissimo aspetto, però vi assicuro che è buonissima. Vi faccio vedere quello che ho preso al mercato. Allora, in una bancarella ho comprato questa camicetta, blusa, questa maglia, ecco, diciamo così. Allora, fatta in questo modo, un pochino lunga. Io questa qua l'ho immaginata con un jeans bello stretto. C'era bianca, nera e questa che ho preso io. Allora, inizialmente volevo prenderla nera, poi mi sono detta sembra che non mi cambio mai, compro sempre tutto nero e quindi per cambiare un po' alla fine l'ho presa lilla. È fatta in questo modo, come vi dicevo è un pochino lunga, anche senza l'accetto rimane comunque più stretta in vita. Io questa l'ho immaginata appunto con un bel jeans, bello stretto, o un pantalone bianco, sempre appunto stretto, siccome la maglia è un pochino larga. Allora, questa qua l'ho pagata 14 euro. In un'altra bancarella ho preso questa maglietta a maniche corte, marrone con tutti questi fiorellini bianchi. E dietro è fatta in questo modo.
Allora, questa qua in realtà è una XL, però è un modello che veste comunque molto molto piccolo. Infatti la S era veramente molto piccola e ho preferito prendere la taglia XL per questo motivo. E questa l'ho pagata 8 euro. È di questa marca, House Brand. Poi ho comprato un'altra maglietta a maniche corte, sempre marrone, ma completamente diversa, cioè un marrone molto più scuro. È particolare, è fatta in questo modo, con queste righe tipo in rilievo. È veramente molto molto bella. E di questa ho preso la S. Questa è la marca. E devo dire che mi piace molto. Anche questa dopo la proverò con calma, ma la signora mi ha detto che se qualcosa non dovesse andare bene mi cambierà tutto la prossima settimana. Infine ho comprato un jeans. Allora, è da tantissimo tempo che non indosso un jeans stretto, un jeans skinny, perché ultimamente, a parte che a me sono sempre piaciute le tute, quindi metto spesso appunto la tuta, però diciamo che ultimamente preferisco i jeans larghi, modello cargo o comunque quelli da portare a vita alta, ma larghi sulla gamba. Però non lo so, l'altro giorno avevo voglia di mettere un jeans appunto bello stretto, ma non ne avevo neanche uno, e quindi ho preso questo, è tutto nero, è elasticizzato, sono quelli stretti ma belli appunto elasticizzati, e l'ho pagato sempre 8 euro. È molto semplice, è tutto nero, non c'era la taglia più grande, ho preso la taglia XS, quindi speriamo in bene. Anche questo dopo lo proverò con calma, comunque non c'è molto da farvi vedere, un jeans a vita alta, molto stretto, nero, bello nero, non grigio scuro ma proprio nero, e appunto elasticizzato. Infine, in un'altra bancarella ho comprato una borsa. Allora, questa borsa, vabbè, inutile dirvi che mi piace tantissimo perché altrimenti non l'avrei comprata, però questa borsa in realtà io l'avevo già vista alla fiera, di un altro colore, però non l'avevo presa. Oggi, mentre facevo il mio giretto al mercato, ho dato un'occhiata in questa bancarella e appena l'ho vista ho detto no, è destino. Allora, questa è la borsa. Allora, cercavo una borsa a tracolla proprio di questa dimensione, né troppo grande e né troppo piccola. Adesso non so in video, non so se rende, ma è proprio della grandezza, secondo me, perfetta per una borsa a tracolla, se appunto la cercate un po' capiente. Ha questi due taschini sul davanti e ha una tasca anche sul retro. Allora, devo dire che Covery, perché questa borsa è di Enrico Covery, devo dire che la nuova collezione è stupenda. Cioè, le borse sono veramente una più bella dell'altra. Vi dico solo che c'era verde, ma era un verde veramente bellissimo. C'era nera, infatti inizialmente l'avevo presa nera, poi mentre stavo pagando l'ho vista di questo colore e alla fine ho cambiato idea e l'ho presa più chiara. C'era anche bianca. Un marrone, diciamo un beige molto più scuro, però alla fine, vista anche la bella stagione, ho deciso di prenderla più chiara, anche perché non ho una borsa di questo colore, se non quella proprio piccolissima da mettere a tracolla, quella tipo fatta in piumino, però quella è veramente molto piccola. Però non avevo appunto una borsa di questo colore, e siccome ultimamente sono sfortunata con le borse perché, cioè, si stanno rompendo tutte. Non riesco a capire questa cosa. Anche l'ultima, quella lì che avevo scelto sul sito Light in the Box, che vi ho fatto vedere nell'altro video, l'altro giorno mentre stavo passeggiando, ce l'avevo a tracolla. Si è praticamente scucita e mi è caduta la borsa per terra. E vabbè, anche lo zaino, circa un mesetto fa, mentre stavo camminando, l'ho perso praticamente per strada perché si è scucito. Cioè, non lo so, sono sfortunata con le borse in questo periodo. Anche la tracolla è stupenda,
ha un borsellino, come vedete, che si può anche staccare. Quella nera invece aveva la tracolla fatta sempre in questo modo, però nera e marrone, invece questa è bianca e beige. Tra l'altro in questa bancarella vendono anche le tracolle, mi pare 9 o 10 euro, così uno può sbizzarrirsi anche con la borsa. Dentro c'è una tasca con la cerniera e poi un'altra tasca. C'era anche fucsia, quella fucsia era stupenda, però volevo una borsa da mettere un po' con tutto e infatti io l'avevo presa nera proprio per questo motivo, per sfruttarla veramente tutti i giorni con tutti gli outfit, però alla fine secondo me anche questa posso sfruttarla un po' con tutto, perché alla fine non è un colore impegnativo come, non lo so, il verde, un verde lime o un fucsia, è comunque no meno impegnativa. E poi l'ho presa chiara anche per cambiare un po'. Secondo me è stupenda questa borsa. E non so perché in video sembra tipo bianca, in realtà è beige, perché c'era anche bianca, ma questa è beige. E basta, non ho comprato nient'altro. Eccomi qua dopo un po' di ore, ho lavato i capelli. Oggi mi sono rimasti un po' strani, non lo so, sono un po' gonfi, no, adesso dalla clip non si direbbe, però prima erano molto più gonfi. Comunque sono andata a rifare le unghie, questa volta le ho fatte, ho lasciato la base naturale e poi ho fatto mettere i brillantini, magari vi lascerò una foto perché secondo me non si vedrà nulla. Al sole brillano, sono bellissime, però in casa se non c'è tanta luce non rendono tanto. Magari pubblicherò un reel su Instagram, perché so che poi voi prendete sempre spunto e allora vi faccio vedere come rifaccio le unghie per questo motivo. Comunque adesso vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Ci vediamo, credo, martedì prossimo con un nuovo video, perché ho deciso, o meglio, credo di pubblicare un solo video alla settimana. Il martedì. Questo perché ultimamente sono molto impegnata e non riesco a far tutto ciò che vorrei, però insomma cercherò di tenervi comunque compagnia con il video che uscirà appunto il martedì. Cercherò magari di vloggare anche per diversi giorni, così da rendere il video un pochino più magari coinvolgente, ricco di cose. Adesso vi saluto, ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao!